La crisi economica generata dall'epidemia di coronavirus, ma anche dalle misure messe in atto per fronteggiare il diffondersi della malattia, continua a colpire duro e con più forza proprio sulle basi del nostro sistema socio-economico: famiglie, lavoro, imprese. La crisi occupazionale viaggia a ritmi preoccupanti, ha sottolineato oggi il presidente dell'Istat Giancarlo Blangiardo in audizione sulla manovra presso le commissioni bilancio di Camera e Senato. Chi cerca lavoro non lo trova e tanti di quelli che invece lo avevano adesso lo hanno perso. A farne le spese in questi mesi di crisi sanitaria, soprattutto le donne, nel secondo trimestre del 2020 si sono registrate oltre 470.000 occupate in meno. Più in generale, il prezzo più alto lo hanno pagato i lavoratori precari come camerieri, golf, commessi, in particolare al sud e nella stragrande maggioranza giovani. Anche i 25-34 anni hanno subito una consistente perdita di occupazione. Il calo dell'occupazione più consistente ha riguardato comunque i lavoratori a termine, che nel periodo considerato sono diminuiti di 295.000 unità. E l'attuale crisi economico-sanitaria sta velocemente rafforzando anche le preoccupazioni degli italiani per il futuro. Un'inquietudine che potrebbe riflettersi in maniera drastica anche sul desiderio e la voglia di far figli. Secondo l'Istat, il 2020 sarà l'anno con il più basso numero di nati da oltre 150 anni di unità nazionale. Le previsioni parlano di poco più di 400.000 nascite, 160.000 in meno rispetto a soli 10 anni fa.